una vittoria griffata a Sansovini, una traversa su calcio di punizione, ma soprattutto i due gol che hanno dato il successo. No, la vittoria è griffata a Modena, questo grandissimo gruppo fatto di ragazzi eccezionali. E ringraziamo anche mister Malverti per quello che ha potuto dare in questo poco tempo, in questi pochi giorni con noi. E, niente, siamo contenti perché possiamo cullare ancora questo sogno di vincere i playoff per cercare il ripescaggio per noi, per la società, che veramente è stata impeccabile, credo sia a dire poco, e per la gente, perché in pochissime altre piazze si avverte questo calore anche nei momenti difficili, nei momenti di sconforto, comunque anche con una contestazione che è stata ovviamente extra pacifica. E io penso che questa gente gli vada solamente detto grazie. Una contestazione silenziosa che però si avvertiva, questo silenzio era molto molto pesante, anche se so che i tuoi gol, i gol del Modena, tutti hanno gioito, tutti hanno esultato. Certo, questo è indicativo, no? È indicativo per il fatto per cui la gente comunque probabilmente ha capito il momento e ci ha visto giocare oggi con una grandissima abnegazione. Giocando anche bene, molto per lunghi tratti, ma soprattutto ha visto una squadra con grandissima voglia di recuperare il risultato per due volte, e questo è molto importante, perché a livello mentale a questo punto della stagione, dopo quello che ci è successo, diciamo che non è proprio da tutti. E dopo una stagione finalmente è stato trovato il ruolo di Sansovini? Ma io, vabbè, non è che adesso cambia qualcosa, però io lo sapevo, insomma, il 90% della carriera l'ho fatto davanti, quindi all'esterno per me è un ruolo d'adattamento, lo faccio per generosità, per scelte dell'allenatore, per il bene della squadra. Però se uno mi chiede, e gli allenatori precedenti entrambi lo sapevano, dove è il mio ruolo congeniale, preferisco giocare, una parte centrale e più avanti possibile. Però non è andata così, va bene uguale. Raccontaci due gol, sei stato bravissimo sul primo, credici, sulla respinta del portiere, sul secondo, Ferretti ti ha messo davvero un cioccolatino. Infatti sono andato da lui dicendo che ha fatto una grande giocata, che è un grande giocatore, perché quella è una giocata da grande giocatore di grande lucidità e di tecnica, perché qualcun altro magari avrebbe tirato, magari anche facendo gol, però questo è stato un assist dove dovevo solo spingerla dentro. E adesso c'è ancora una settimana di sofferenza, c'è una settimana di impegno per arrivare a questo derby che può dare la vittoria nei playoff. Sì, è quello che vogliamo, perché purtroppo tutti quanti, noi per primi, ci aspettavamo la vittoria del campionato, così non è stata, pur vincendo il campionato, perché già vincendo il campionato, pur essendo arrivati primi, a pari punti, ma sempre primi, e con due scontri diretti a favore, io penso in qualsiasi campionato normale e serio avremmo vinto, però le regole c'erano già da prima, non è che l'hanno fatte dopo, quindi noi dobbiamo accettare il verdetto assolutamente, facciamo il nostro mea culpa, però io credo che la reazione che ha avuto oggi la squadra sia più che da squadra importante, da gruppo di persone importanti.